Non sai che ci devo sedere. Scusate ragazzi. Allora, vorrei innanzitutto chiedervi una cortesia. Quindi vorrei chiedervi una cortesia. Voi avete notato che siete giunti in un'aula ordinata, pulita, ci saranno delle sedute in aula anche dopo, diciamo, questa, e gradirei che fosse lasciata l'aula nello stesso ordine con cui voi l'avete trovata. Quindi cercate di astenervi dal gettare coriandoli o altra roba, perché è una questione di decoro, si fa fatica, mantenete, contribuite anche voi al decoro dell'aula. Altra cosa, non tutti arrivano qui con delle clac per poter applaudire, diciamo numerose, consistenti. E noi vi chiediamo una cortesia, peraltro non si sente neanche la proclamazione se subito dopo c'è il vostro applauso, quindi vi chiedo una cortesia, quella di rimandare l'applauso unico per tutti al termine della proclamazione di tutti quanti i nostri laureati. Quindi possiamo cominciare. Scaringella Laura, lei ha superato l'esame di laurea in informatica specialistica con voto 110 su 110 e lode, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Cesaria Lara ha superato l'esame di laurea in informatica specialistica con voto 110 su 110 e lode, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Cavaliere Fulvio ha superato l'esame di laurea in informatica specialistica con voti 108 su 110, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Battagliero Simone Pio ha superato l'esame di laurea in informatica specialistica con voto 110 su 110 e lode, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Congratulazioni. Fatti bene Fabrizio ha superato l'esame di laurea in informatica specialistica con voto 110 su 110 e lode, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Bolognini Simone ha superato l'esame di laurea in informatica con voto 108 su 110, pertanto la dichiaro dottore magistrale in informatica. Lo Conte Antonio ha superato l'esame di laurea in informatica con voto 97 su 110, pertanto lo dichiaro dottore magistrale in informatica.
e adesso potete parlare.